Ciao a tutti! Allora, oggi voglio fare un altro episodio del mio racconto dell'esperienza universitaria perché si sta avvicinando il periodo delle ferie estive, no? Delle ferie al mare e non lo so, mi è presa un po' di nostalgia perché quei giorni erano giorni che dedicavo molto alla preparazione dell'esame che avrei potuto fare poi a settembre. E al mare devo dire che di solito studiavo un bel po', un po' all'aria aperta, soprattutto dopo pranzo, insomma mi è venuta un po' di nostalgia, ma non tanto per il fatto di avere questo pensiero assillante dello studio, quanto mi manca la sensazione di non avere un obiettivo. Praticamente adesso tutti i miei giorni li passo facendo un po', diciamo, quello che voglio, no? Tra virgolette, a parte il lavoro, però ecco, se voglio fare una cosa la faccio, se non la voglio fare non la faccio, quindi teoricamente sono anche più libera, anche mentalmente, però non lo so, non sono soddisfattissima. Sinceramente mi manca non avere un obiettivo. Comunque, andando avanti con il mio racconto, siamo arrivati praticamente all'ultimo esame di cui ho parlato, che era Sociologia delle Comunicazioni, fatto a giugno del 2002. A distanza di 8 mesi, e quindi a il 10 febbraio del 2003, ho fatto Diritto dell'Economia. A distanza di... dopo c'è una bella cosa. Comunque, nel 2003, sì, a febbraio del 2003 ho fatto Diritto dell'Economia. Non è stato un esame di quelli wow, memorabili, wow... non lo so, insomma... No, sinceramente... è stato un esame normale, di quelli che non è che ti lasciano chissà cosa di ricordo, ma senz'altro la sensazione positiva era che avevo comunque un esame in meno da fare. Ora, il prossimo esame è stato Diritto Internazionale, che io feci, e di Diritto dell'Economia ho preso 28. L'altro esame, appunto, Diritto Internazionale, l'ho fatto praticamente nel 2005, quindi a distanza di 2 anni, esattamente il 23 settembre del 2005, quindi a 2 anni e praticamente, dunque aspetta, febbraio del 2004, febbraio del 2005, sì, a 2 anni e 7 mesi di distanza. Allora, mi ricordo addirittura che ho dovuto anche ricomprare il libro di questo esame, perché nel frattempo o era uscita una versione più aggiornata, non mi ricordo bene, o era cambiato comunque proprio il testo. Fatto sta che io avevo provato a prepararlo, poi però ecco, sono passati più di 2 anni da quando l'ho fatto, semplicemente perché la situazione al lavoro è cambiata. Praticamente mi hanno assunto definitivamente e quindi non avevo più questi intervalli magari di mesi tra una chiamata e l'altra che mi permettevano di studiare, ma avevo quindi un impegno costante. E tra l'altro io in quel periodo non sono stata nemmeno bene, proprio perché lo stress dal lavoro era molto. Mi sono ritrovata anche per un certo periodo di tempo a lavorare da sola, senza nessun collega, e in quel momento lo stress è stato veramente tantissimo, che io sono stata male. Sono stata malissimo con l'anemia. Un problema che praticamente ho avuto solo in quel periodo, quindi probabilmente era proprio dovuto allo stress, ma sono stata male veramente tanto. Forse non ho mai raccontato questo episodio, ma una mattina io praticamente sono svenuta nel bagno mentre mi preparavo per andare al lavoro e sono svenuta, mi ricordo seduta sulla vasca da bagno e sono svenuta, perché ho battuto anche la testa. Per fortuna in casa c'era mio padre, che ha sentito questo rumore un po' strano, no? Provenire dal bagno, e
bussando alla porta mi ha fatta riavere, no? E lì per lì non avevo neanche capito cosa fosse successo e ho risposto che andava tutto bene. In realtà poi sono svenuta un'altra volta e forse anche due, non mi ricordo bene, due sicuro, forse però anche tre, al che sono uscita dal bagno barcollando dicendo di non sentirmi affatto bene e praticamente sono di nuovo svenuta tra le braccia del babbo. Il che è il quale quindi a questo punto mi ha portato al pronto soccorso. Ho fatto sta, insomma, che io avevo un'anemia bassissima e quindi il medico, oltre ad avermi prescritto la cura, quindi dovevo prendere degli integratori di ferro, mi aveva anche fatto un certificato per cui sono stata tipo 3 mesi a casa senza lavorare perché ero veramente debolissima. Ovviamente in quei 3 mesi sì, sono stata a casa, ma di studiare non è che avessi tutta questa gran voglia. E comunque facevo magari, ecco, anche spesso esami, insomma comunque è stato un periodo veramente brutto. Per fortuna poi comunque questo problema io non ce l'ho più avuto. Mi sono sì tenuta sotto controllo gli anni successivi, qualche volta avevo qualche calo, no, dei livelli del ferro, ma bastava che prendessi qualche pasticca di integratore e la situazione migliorava. Però insomma è così, a distanza di 2 anni e 7 mesi ho fatto diritto internazionale dopo aver ricomprato anche i libri e ho preso un bel 27. Mi ricordo che comunque diritto internazionale mi è piaciuto. Devo dire che rispetto ad altri diritti fatti, questo l'ho visto molto più teorico, proprio perché si basa molto sulle relazioni, no? Fra gli stati, quindi questi rapporti che però di fatto non sono regolati da un codice prestabilito, sono più che altro decisioni, documenti di organismi internazionali tipo l'ONU, per capirci, che regolano questi rapporti. Però ecco, l'ho visto molto teorico. Infatti sì, mi è piaciuto, però mi è saputo più una cosa molto molto teorica. Poi, a distanza di nuovo di 2 anni, ovvero il 17 settembre, quindi stesso mese, io ve l'ho detto d'estate, da che ho lavorato fissa, è stato il periodo in cui maggiormente ho studiato e preparato gli esami. Il 17, e di diritto internazionale ho preso 27. Poi ho fatto diritto regionale il 17 settembre del 2007, diritto regionale, un esame anonimo, non mi è piaciuto. Mi ricordo sì che c'era un libro piccolo, quindi è stato anche veloce da fare, da preparare, però noiosissimo, brutto, e ho preso 28. A distanza di un anno, sempre a settembre, il 18 settembre del 2008, ho fatto diritto dell'Unione Europea. E questo nonostante il voto, perché ho preso 24, quindi un voto abbastanza basso, mi è piaciuto. Diritto dell'Unione Europea mi è piaciuto tantissimo, proprio perché parlava comunque di questo organismo che io non conoscevo, pur facendone parte, no? Pur sentendone parlare. Però io di fatto dell'Unione Europea non sapevo nulla sul suo funzionamento e quindi mi è piaciuto veramente tanto. Non ricordo perché io abbia preso 24, però mi è piaciuto. Quindi vi ho parlato di ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 esami. 16 esami su 25. L'altro che ho fatto a settembre, quindi dopo un anno, del 2009, è stato sociologia politica. L'ho fatto il 16 settembre. Allora, sociologia politica neanche me la ricordo, ma sicuramente sarà stata piena di nomi. Ho preso 26. Ma un esame che sinceramente non ricordo di cosa parlasse, ma
forse gli esami molto molto anonimi. A distanza di un altro anno, il 13 settembre del 2010, ho fatto istituzioni di diritto amministrativo prendendo un bel 30, però mi ricordo che questo esame non era stato complicato, non era complicato però, noioso. Diritto amministrativo è burocrazia e no, non mi è piaciuto. Poi, da settembre a giugno del 2011, il 6 giugno del 2011, ho fatto giustizia amministrativa, anche questo ho preso 30, però anche questa un esame che sinceramente non è stato molto memorabile, nemmeno questo, neanche me lo ricordo benissimo, ma insomma degli esami abbastanza noiosi. Però per averlo fatto a distanza di qualche mese vuol dire che non era neanche impegnativissimo. Poi, ora arriva l'esame più bello che io abbia mai fatto, ovvero francese 1 e francese 2. Francese 1 ho preso 30, francese 2 ho preso 29 e l'ho fatti rispettivamente il 19 gennaio del 2012 e il 2 febbraio del 2012. Allora, questo è stato l'esame più bello proprio perché ho ripreso in mano il francese dopo molti anni che non lo facevo, tipo una ventina d'anni che non lo facevo, anche più dalle superiori, e l'ho ripreso in mano con praticamente i DVD di un corso della De Agostini, e mi ricordo che durante l'estate ho lavorato molto durante l'estate facendo gli esercizi di esami precedenti, mandando poi questi esercizi per mail ad un assistente che mi correggeva, mi rimandava con le correzioni, e mi ricordo che all'inizio ero molto demoralizzata perché mi mandava questi esercizi corretti che io pensavo poi di aver fatto bene, tutti corretti, al che mi ha preso veramente lo sconforto. Però essendo comunque una lingua straniera, che io adoro le lingue straniere, non mi sono data per vinta. Ho continuato ad esercitarmi e sono arrivata appunto a fare lo scritto, e lo scritto appunto ho preso 30. Di prove scritte ce n'era più di una. Mi ricordo che è stato comunque un esame infinito, perché per fare lo scritto sono dovuta andare credo due volte, o comunque avevo più prove, perché c'era sì, vabbè, le domande a un testo, quindi la comprensione, esercizi di grammatica, insomma erano diverse prove. Così come la prova anche orale non è stata facile, perché oltre a studiare un libro, e mi ricordo un libro anche che mi è piaciuto tantissimo perché parlava della diffusione del francese nel mondo e spiegava come, anche se si incontrassero, no, che ne so, un francese della Francia e un francese magari canadese del Quebec, e parlassero, non si comprenderebbero totalmente, pur parlando la stessa lingua, per il fatto che ogni lingua sviluppa poi magari dei termini propri legati alla propria storia, alla propria anche geografia, morfologia, no? Comunque flora o fauna che li circonda, e quindi non si capirebbero. È stato un libro veramente molto interessante. E in più avevo dovuto preparare anche una mini tesina, la mia prima tesina, non avevo mai fatto una tesina su un argomento, e io scelsi il problema ambientale, comunque come viene affrontato il problema ambientale dell'inquinamento a Parigi. Insomma, ecco, e la soddisfazione è stata che alla fine la professoressa mi ha fatto anche i complimenti dopo che le ho raccontato la storia, e mi ha detto: mi dispiace non poterti mettere 30 anche all'orale, però non avendo seguito ovviamente non poteva mettermelo, e io sono stata felicissima perché per me questo 29 di francese 2 equivale a un 30. E poi, praticamente, a distanza di più di 4 anni ho fatto il successivo esame, ma di questo ve ne parlerò la prossima volta, e veramente
Cioè, 4 anni, sono passati 4 anni. Ok, va bene. La prossima volta credo che vi finirò di raccontare tutto e niente, è bellissimo ricordare l'esperienza universitaria, anche se fatta a casa, anche se appunto avendo frequentato solamente 2 anni poi ho abbandonato quella vita, però cioè, studiare è fatica, è sacrificio, ma è veramente bellissimo, bellissimo. Ti mantiene il cervello attivo, ti mantiene anche attiva la capacità di parlare, di spiegarti. Niente, è bellissimo. Comunque, grazie per aver guardato anche quest'altro episodio della mia esperienza universitaria e ovviamente noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!